Buongiorno ragazzi, ore 18:54, sono Giacomo, diventerò milionario in 7 anni. Episodio 55 è lunedì investimento. Prima di partire con l'argomento di oggi, però vi do un piccolo aggiornamento sugli AdSense. Il video che vi avevo detto avrei fatto sabato è fatto, il video è pronto, solo che essendo, devo dire, è venuto il video migliore che io abbia mai fatto finora, che non vuol dire che sia bello, ben inteso, vuol dire che è il migliore fatto finora. Voglio ancora aggiungerci qualche piccolo dettaglio che secondo me merita per fargli raggiungere quel grado di qualità in più, diciamo, quei piccoli dettagli che possono fare la differenza. Quindi lo pubblicherò domani o dopodomani in base a quando riesco a capire come fare quello che voglio fare e a farlo. Quindi arriverà, non abbiate problemi, sarà un video molto interessante a mio modo di vedere, poi mi darete i vostri feedback. Comunque, diciamo, sono contento di rientrare nel mondo di YouTube e torno per restarci con questo video qua, perché come già detto, tornare con un video del cazzo tipo oggi parliamo dei dividend kings, ma anche no, nel senso, non pubblichi da 8 mesi, torno con qualcosa di utile o statene nella fogna dove sei tornato, no? Quindi detto questo ragazzi, questo discorso tra Giacomo e Giacomo, iniziamo l'episodio di oggi. Allora, l'episodio è ispirato, liberamente ispirato, a quello che ha fatto Federic 95 Ita nei giorni scorsi, in particolare sabato, dove ha dichiarato che il 6 maggio aprirà un box Pokémon prima edizione limitata e tutti questi cazzi, nuovo sigillato. Lo aprirà in una live su Twitch e copiando paro paro in maniera totalmente giusta da Logan Paul ha messo in vendita le 36 bustine contenute in questo box, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che tu, se vuoi, vai sul suo store, le compri e lui le sbusta a nome tuo nella live. Quindi in sostanza tu non fai un cazzo, però paghi, lo guardi e puoi mandare dei messaggi, penso puoi interagire. Comunque, detto questo, le bustine costano 1600 euro l'una e sono già andate sold out in 24 ore, quindi già ieri erano già finite, e il che vuol dire bene, vuol dire che c'è interesse dietro questo mondo, c'è soprattutto denaro, quindi molto bene. Però ragazzi, tralasciando tutti i discorsi inutili del tipo dire sono 1600 euro per un pezzo di carta e un po' di plastica, ci stanno, ma non sono il nocciolo della questione. Allora, delle 36 persone, o forse anche meno, perché magari qualcuno ne ha comprata più di una, hanno acquistato quella bustina là. Perché? Perché il valore della bustina è effettivamente, secondo il mercato, quello 1000, 1500, 1600, con un forecast, con una previsione ottimista, quindi in crescita, no? E quindi uno diceva, me la compro 1600, sì dai, non mi pesano troppo. Oddio ragazzi, se fossi stato a casa da solo, a casa con i miei quando ero giovane e ci fosse stata una cosa del genere, non dico che l'avrei comprata, però ci avrei pensato, perché effettivamente un acquisto del genere ci pensi. Però appunto, adesso vi dico perché comunque alla fine non l'avrei fatto e perché non ha senso farlo. E tu dici, ci penso, sì dai, non mi pesano troppo, lo compro, perché tanto il valore non può far altro che aumentare, ed è giusto così. Però qual è il problema, qual è la fregatura, ma qual è il cambio di paradigma che sta dietro a tutto ciò? È il fatto che tu compri una bustina per il valore della bustina sigillata, quindi paghi quello, e il valore che ricevi indietro sono le carte all'interno della bustina. Sembra una stronzata, perché uno dice, beh, ma tanto le bustine sono dentro, prima o poi dovevano uscire, me le sbusta semplicemente, non c'è nessun problema. Invece il problema è proprio lì, e non è nelle carte che trovi, è proprio nel fatto che lo apri. Tu quando apri una bustina e tiri fuori le carte, cambi, l'oggetto si trasforma, non è più una bustina sigillata in prima edizione da collezione, diventano 9 carte in prima edizione da collezione, nuove, forse rare, forse no, ma non è importanza, il loro valore diventa quello di carte prima edizione appena sbustate, e questo è totalmente diverso. Perché? Adesso andiamo a capire bene il perché. Allora, in ogni box ci sono 36 bustine, come abbiamo già detto, e su queste 36 sono forse garantite o sono comunque
stimate 12 carte olografiche. Le carte olografiche sono le carte rare, quelle dove si fanno veramente i soldoni, per capirci, no? Su queste 12 non so onestamente quante ce ne saranno di rare da giustificare i 1600 euro. Io penso che su tutto il pool possibile di carte olografiche 2-3 potrebbero veramente farti rientrare della spesa, anche perché si aggiunge un'altra incognita, la gradazione, perché poi le carte vanno fatte gradare, quindi un esperto le valuta e oltre al fatto di essere nuove devono essere anche stampate in maniera perfetta, cosa che per la serie 1 è tutt'altro che scontato, quindi possono essere centrate, avere piccole imperfezioni e quindi non prendere il massimo dei voti. Una carta nuova che prende un 10 piuttosto che un 9 fa tutta la differenza del mondo, quindi posso anche trovare la carta più rara possibile che è stampata storta e me la prendo in saccoccia lo stesso. Quindi quello che voglio dire alla fine di questa introduzione è che bisogna stare molto attenti a quello che compriamo, a come lo compriamo e a cosa ci arriva a casa, perché se noi compriamo una bustina e ci arrivano a casa 9 carte è tutta un'altra cosa. Giustamente, come diceva uno youtuber che parlava del valore delle carte, del valore delle bustine, del valore dei box, lui diceva: ragazzi, sono tre tipi di collezionismo diverso. Cioè, il box sigillato ha un valore perché è un tipo di oggetto da collezione. Tu non puoi vendere 36 bustine sigillate per lo stesso valore di un box, perché non è sigillato, perché è tutta un'altra cosa. Così come non puoi vendere le 9 carte che erano dentro la bustina al valore della busta, perché la bustina sigillata è un altro ancora oggetto da collezione. Difatti, il box intero sigillato ha un valore dichiarato tra i 70 e gli 80 mila euro, c'era uno in vendita su eBay da un po' di mesi a 89 mila euro, e quello è il valore del box sigillato. Delle bustine il valore è 1000, 1500, 1800, perché ovviamente più è raro più ha valore. Un box sigillato fai fatica a trovare una bustina, mentre che è un po' di culo te la trovi anche nel cassetto. Quindi, tornando all'argomento dell'investimento riferito a questo tipo di oggetti, di compravendite, allora, comprando una bustina Pokémon sigillata e ricevendo una bustina sigillata non metto becco, potrebbe essere un investimento, di sicuro non perderà di prezzo, diciamo. Adesso le puoi pagare 1000, 1200, 1400, se li hai non sono buttati, se quello che compri è originale, ovviamente. Se compri una bustina e ti fa arrivare a casa 9 carte, non è un investimento, è un giocare d'azzardo, perché tu punti 1600, speri che di rientrare sarebbe già aver culo, secondo le percentuali, secondo la statistica. Di guadagnarci forse, di guadagnarci tantissimo, è come fare penny stock picking con le criptomonete, prendi una, speri che in 6 mesi il suo valore diventa 100.000 volte tanto. Quindi è una cosa assolutamente da non fare se volete trattare questo acquisto come un investimento, da fare se volete trattarlo come un'opera di intrattenimento, oppure un'opera di, non so, voglio vedere se ho culo, quindi voglio passare un po' il tempo, voglio mandare, perché anche questo, attenzione, c'è un mondo dietro a qualsiasi aspetto. Quindi se io, Giacomo, dico sì dai, me la compro e metto sti 1600 euro, il ragazzo che li sbusta poi in diretta legge tutti i messaggi. Se io dico: ragazzi, sul mio sito diventeromilionario.it faccio questo, faccio quello, adesso ovviamente targetizzo un messaggio per quella platea lì, può essere che siano i 1600 euro meglio spesi della mia vita, non sto dicendo quello, però appunto, per essere definito un investimento deve essere assolutamente valutato a mente lucida, e non bisogna portarsi appresso ansie o farsi ingolosire dal fatto che forse in diretta potrei sbustare il Charizard perfetto PSA 10 e gran figata, perché quello appunto non è investire, quello è giocare d'azzardo o spendere soldi per intrattenersi o per vantarsi con gli amici. Tanto vale prendersi in affitto una Ferrari per un giorno e forse, anzi, ce la godiamo di sicuro di più. Giusto per fissare il concetto, visto che mi è venuto in mente una buona metafora, sarebbe come comprare un manufatto egizio in oro che pesa 100 grammi, proprio fatto, datato e confermato,
comprarlo e poi farsi arrivare a casa 100 grammi d'oro, cioè quel manufatto fuso. È sempre oro, però il valore è diverso perché stiamo parlando di due oggetti diversi, derivano dalla stessa sorgente, però diciamo che hai sputtanato il 90% del valore e non puoi più tornare indietro. Ecco, questo è, diciamo, per rendere un po' l'idea di cosa avviene quando si fanno questo tipo di transazioni. Detto questo, ragazzi, io vi ricordo che voi non lo sapete ancora, ma io sì. Oggi abbiamo avuto un altro iscritto alla Mastermind, quindi se volete, i posti stanno per chiudersi, la prossima Mastermind sarà inizio maggio, e i posti stanno per chiudersi, ci troviamo una volta al mese, si parla di investimento, una volta al mese, 90 minuti, 60-90 minuti, ci troviamo su Zoom e si possono proporre argomenti, faccio un giro di mail per capire quale scaletta impostare e poi si parla e si condividono idee. O in alternativa, se vi piace questo progetto di Diventerò Milionario, potete diventare utenti oro, quindi con 2 euro al mese potete far parte della squadra, non vedere il sito con le pubblicità, e sto ponderando anche qualcos'altro da darvi come add-on per questo vostro essere partecipi. Poi lì in descrizione abbiamo i soliti link, andare su Amazon, andare sul blog, materiale consigliato, un link alla sezione contribuisci senza contribuire, dove potete contribuire senza contribuire, già potete farlo, e nulla, anzi vi do questa ultima chicca, me la tengo per un articolo. Ci sentiamo domani, ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Buona serata, a domani, ciao ciao. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo episodio, ciao.